malati per l'ambiente. Siamo malati noi o è malato l'ambiente? Siamo malati noi perché non abbiamo abbastanza cultura o è l'ambiente che sta diventando sempre più problematico? Malati d'ambiente è il titolo scelto per la 15ª edizione del Forum internazionale sull'economia dei rifiuti promosso dal Consorzio Polieco. Si terrà a Napoli, all'Hotel Mediterraneo, il 6 e il 7 ottobre. Non è difficile intuire il senso della discussione che coinvolgerà gli addetti ai lavori. Non c'è solo la malattia intesa come passione per salvare il pianeta, ma anche quella della burocrazia, che spesso pone freni allo sviluppo di una filiera adeguata al riciclo. L'economia circolare parte dall'esigenza atavica che noi abbiamo detto ogni anno della carenza impiantistica, quindi dobbiamo mettere mano a creare impianti nuovi, innovativi, tecnologicamente avanzati che riescono a tenere il passo anche con una concorrenza, perché se noi non ripariamo a questo annoso problema della carenza impiantistica, ci ritroviamo oggi che per fare dei prodotti con materiale riciclato ricorriamo a mercati esteri. E noi sappiamo bene quanto materiale rigenerato, contaminato, tossico arrivi da altri paesi che hanno regole meno restringenti delle nostre. Così come è estremamente importante mettere mano alle norme, ne abbiamo tantissime, ma vogliamo ridurre e farle regole semplici, facili da applicare, facili da comprendere, riducendo anche enormemente la burocrazia. Nel forum ci sarà anche una sezione sulla medicina in cui saranno presentati i risultati di uno studio effettuato a tappeto su tutto il territorio italiano. Si parlerà degli effetti delle microplastiche che un team di medici salernitani ha rintracciato nel liquido seminale di giovani campani e di altre zone d'Italia. Nell'ambito del biomonitoraggio su ragazzi abbiamo quindi riscontrato presenza di microplastiche nelle urine, pubblicato a gennaio 2023 su una rivista internazionale Toxics, e in altri ragazzi, sempre della Campania, abbiamo riscontrato su 10 campioni, 6 di questi avevano microplastiche nello sperma. Questo è un dato estremamente inquietante, anche perché le microplastiche di per sé hanno dei danni sulla salute generale, sui tessuti, sulle cellule. Basta di fatto che le microplastiche con sé possono portare metalli pesanti, diossine, ftalati, bisfenoli, e quindi di cui si conosce, diciamo, l'impatto sulla salute riproduttiva. I lavori si chiuderanno con un panel su imprese tra criticità ed opportunità, che avrà lo scopo di mettere in evidenza problemi del settore del riciclo, ma anche proposte per una crescita sostenibile provenienti dal mondo della ricerca e dell'innovazione in collaborazione con altri professionisti come gli architetti. La cosa importante è andare a fare le scelte giuste a monte in fase di progettazione. Oggi con le certificazioni, sia quelle volontarie sia quelle della normativa italiana, cerchiamo di essere presenti e di fare una scelta consapevole. Consapevole della circolarità dei materiali e nell'ottica di una sostenibilità ambientale che oramai è importantissima e fondamentale per la nostra salute.